Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuto ad un nuovo appuntamento dove parleremo di MotoGP con un ospite graditissimo, Roberto Rolfo. Ciao Roberto! Ciao Giacomo, ciao a tutti! Come stai? Oggi bene, molto bene devo dire, sì sì, sono fresco di commento, prove gare di oggi, quindi ancora carico per quanto abbiamo visto. Bene, allora ci racconterai com'è andata la sprint race e cosa dobbiamo aspettarci per domani, ma dopo la sigla. Eccoci in studio. Allora Roberto, abbiamo visto uno splendido Vignales, un piccolo errorino di Bagnaia che gli è costato probabilmente la vittoria, ma come l'hai vista tu e come l'ha commentata tu la sprint race e secondo te cosa dobbiamo aspettarci per domani? Beh, intanto è stata una bella sprint race, devo dire, anche perché con pochi giri a disposizione, comunque su una pista spettacolare come quella di Portimão, vengono sempre fuori delle belle gare. E soprattutto una pista non facile da gestire anche con pochi giri, proprio per i vari saliscendi che ci sono. Si parte con meno benzina durante la sprint race, ma la moto è sempre complicata da guidare quando si ha un po' di peso in una pista di quel tipo. Diventa più facile, diciamo, verso fine gara, anche nelle gare di durata normale. Infatti la maggior parte dei record in quella pista si fanno proprio verso fine gara perché si ha una moto più leggera. Invece devo dire che è stata bella perché i tempi sono stati costantemente veloci. È stata una gara sprint, ma è stata già una gara che ha dato l'idea di quello che potrebbe essere il ritmo della gara lunga di durata normale di domani. Beh, Vignales mi ha sorpreso, beh, non tanto lui, perché sappiamo che è un pilota velocissimo, magari a fasi alterne, perché in certi momenti non è o dell'umore giusto, o comunque non è in grado magari di esprimere in tutte le gare lo stesso potenziale, ma l'Aprilia è stata veramente una moto competitiva oggi nel centro curva, inserimento e centro curva. Veloce, probabilmente grazie anche all'aerodinamica molto evoluta che ha, una moto stabile, si vedeva veramente nel settore 4, quello dove la moto va fatta scorrere tanto, un Vignales molto più veloce delle Ducati con una moto decisamente più incollata a terra, e mi aspetto una grande prestazione di Aprilia anche domani, ne sarei contento perché è una moto che merita decisamente. A completare il podio altri due spagnoli, Marc Márquez e Jorge Martin. Márquez che conquista la seconda piazza con un sorpasso spettacolare. Sì, il sorpasso è stato veramente bello anche perché pulitissimo, cioè non è stato un sorpasso forzato, sembrerebbe quasi a rivederlo perché è arrivato veramente al limite di infilarsi nell'ultimo momento, ma la curva numero 5 di Portimão è così, quando si scollina non si vede bene il riferimento della staccata, infatti è la curva dove solitamente ci sono purtroppo più scivolate, più cadute, proprio perché è difficile rallentare la moto. Invece il grande talento di Marx gli ha permesso di infilarsi all'ultimo su Martin e tenere comunque la traiettoria molto stretta. Direi che si sta abituando bene a questa Ducati, brutta caduta in qualifica per lui, però ci sta comunque nell'insieme, deve ancora conoscere a fondo questa moto per andare forte, ma intanto è arrivato il primo podio e un Martin che ha portato a casa punti importanti, quello sì. Bagnaia ci ha messo una pezza, è rientrato, ha fatto quarto, quindi rimane in testa alla classifica mondiale. Roberto, a telecamere spente ti ho chiesto proprio la differenza di ingresso in curva e percorrenza che vedevamo tra Aprilia e Ducati. Ce la spieghi un attimo tu, che sicuramente lo fai meglio di come potrei farlo io. No, sono contento che tu abbia notato questa cosa, perché era abbastanza evidente in tanti punti, soprattutto nel settore 4, mentre nelle curve più lente devo dire che Ducati è sempre dotata di una grandissima frenata, una moto molto efficace in frenata, tant'è che porta il pilota a forzare molto quel punto. L'errore di Márquez durante la gara, se hai notato, è arrivato lungo una volta in curva 5 proprio perché frenando molto forte ha alzato la gomma posteriore e quando la moto è tornata a toccare terra, a toccare l'asfalto, l'ha quasi disarcionato. È stato bravo Márquez a correggere la situazione, ha perso un paio di posizioni che ha rimontato successivamente. A Bagnaia è successa la stessa cosa in curva 1, proprio per il grande feeling che dà la Ducati. Tanti piloti Ducati sono dei veri e propri staccatori, anche Martin è andato a staccare giù, veramente giù come riferimento, gli si è alzata la ruota dietro, stesso problema di Márquez, però non ha più avuto i giri utili e il tempo per rimontare. Ecco, quello che può mancare ancora un po' ad Aprilia è proprio quello, la parte di frenata, il poter rallentare la moto in pochi metri, però devo dire che grazie alla grande aerodinamica, principalmente quel motivo, riesce ad essere davvero veloce in percorrenza di curva, ingresso e percorrenza, una cosa che con le MotoGP non si vede tanto, perché è sempre un compromesso riuscire ad essere veloce in curva ma allo stesso tempo a scaricare i cavalli in fase di uscita, non è così facile. Ducati ci riesce bene, ma perde un qualcosa, almeno a Portimão, ma anche in Qatar si vedeva un po' questa differenza. Oggi è stata veramente molto molto evidente, grazie appunto oltre che al telaio, alla grande aerodinamica di Aprilia, che a volte è una moto che può sembrare anche un po' faticosa anche dai commenti dei piloti da guidare, però devo dire che è molto molto stabile, quello sì. Domani ci dobbiamo aspettare anche una rinascita di KTM o secondo te è fuori dai giochi? Beh,
KTM non l'ho ancora capita bene quella moto, nel senso che è un livello veramente alto, la moto è molto molto competitiva, però non vorrei che anche quest'anno ci fossero un po' di gare risultati a fasi alterne. Non è mai stata una moto costante, ha degli ottimi piloti, va bene, Miller fatica sempre di più nella seconda parte della gara perché è obbligato un po' per il suo stile di guida a guidare con una gomma anteriore molto morbida e patisce quindi anche la seconda parte della gara. Un Binder che è un grande staccatore, la moto è migliorata anche da quel punto di vista, però quando si vuol forzare di più, anche oggi Binder è caduto, comunque cadute a parte si rischia sempre di sbagliare un qualcosa. Il più costante del gruppo KTM, benché la moto si chiami Gas Gas, è un Pedro Acosta che ha portato a casa dei punti importanti anche oggi. Domani KTM no, a dirti così non la vedrei da podio, perché potrebbe fare una buona prima parte di gara, ma potrebbe faticare dopo. Però vediamo, la temperatura a Portimao sarà la stessa di oggi all'incirca, quindi non dovrebbero variare le condizioni. Allora Roberto, io non ti rubo altro tempo perché oggi festeggi due volte il tuo numero. Esatto, oggi 44 anni, il mio numero 44 da sempre, è bello, tra l'altro sarò ancora in pista quest'anno proprio per i miei 44 anni, presto avrò novità per il Mondiale Endurance, non farò Le Mans ma spero veramente di trovare l'accordo che sto trattando almeno per l'autore di Suzuka. Quindi tantissimi auguri da parte di Crazy Motor Life e da parte mia personale. E Roberto, domani invece, se ti vogliono sentire nel commento live della MotoGP, si devono collegare su? Sì, su RSI, televisione della Svizzera italiana, la 2, canale la 2, dove ci saranno tutte le gare in diretta, a partire dalla Moto3, Moto2, a seguire la MotoGP. Quest'anno ne commenterò diverse con loro, circa una decina di gare, quindi mi sentirete spesso. Vi aspetto domani. E invece noi, dopo questo weekend di gare, ci rivedremo con Roberto Rolfo, perché parleremo della World Superbike, del weekend della World Superbike e di MotoGP. E sì, poi con la Superbike a Barcellona ci saranno veramente delle cose interessanti da dire dopo, soprattutto dopo la gara di domani, perché è una pista molto particolare, ci sono piloti che riescono ad essere velocissimi per alcuni giri e poi il ritmo cambia, salgono i tempi e tante volte si rischia addirittura di cadere, proprio perché è una pista che mette a dura prova le gomme, l'abbiamo già visto anche nella MotoGP lo scorso anno, Moto2, tanti piloti che solitamente sono veloci poi rischiano veramente o di non esserlo da metà gara in poi o rischiano di fare degli errori, di cadere, quindi aspettiamoci delle cose veramente interessanti dal weekend di Barcellona Superbike. Voi iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri social e appuntamento a prestissimo con Roberto Rolfo. Ciao Roberto! Ciao, grazie, ciao.